Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Eccoci qua. Il video che probabilmente anche io stavo aspettando di fare, perché ovviamente tutti stavamo un po' aspettando Tifa. Eravamo un po' ansiosi di vedere che cosa avessero fatto col personaggio di Tifa, perché era un po' particolare la situazione. E quindi bisognava in un modo o nell'altro vedere, no? Uno che cosa potesse combinare con Tifa, perché si era diciamo, era arrivata la voce che Tifa sarebbe stata healer addirittura, cosa che diciamo io non ho mai creduto fino in fondo, però comunque sia quando la voce inizia a farsi un po' più pesante, allora sì, cioè uno può pensare al fatto, minchia, forse però effettivamente hanno ragione ed effettivamente vogliono in un certo senso, non lo so, buttare in mezzo questa Tifa healer completamente a caso. Ovviamente non è così, il costume è illegale, il costume di Tifa dal punto di vista estetico, ovviamente ora lo andremo a vedere anche dal punto di vista di statistiche, è illegale, cioè è un qualcosa di incredibile. È bellissimo proprio dal punto di vista estetico, questo costume è bellissimo. Però andiamo a vedere anche l'arma che viene ottenuta da Tifa, l'arma, l'ultimate che viene ottenuta da Kite Sith, e ovviamente andiamo a vedere un po' in generale quello che è possibile fare all'interno, diciamo, del combattimento e ovviamente all'interno in generale dei nostri personaggi. Allora, iniziamo con guardare ovviamente sia arma che costume. Allora, per quanto riguarda il costume c'è poco da dire. Anche questo costume, così come gli altri costumi di Bahamut, possiede il boost attacco in generale di 5 punti, che in totale è un 5% con 10 punti in attacco fisico e magico, che diciamo potrebbe essere interessante. E poi la refined unica, che in questo caso è il Bahamut Whisper, dove abbiamo l'attacco magico incrementato del 10% in più, e inoltre quando la nostra stance d'attacco raggiunge ovviamente la carica massima, otteniamo anche il Magic Ability aumentato del 10% in più. Quindi è un'unione simile diciamo al Magic Ability Mastery che abbiamo avuto in generale con Sephiroth, per esempio, e il classico costume che aumenta anche l'attacco magico. Qui abbiamo un aumento in percentuale addirittura, quindi già 10% di base, che è molto comodo, e in più anche l'abilità che viene potenziata non appena avremo il nostro gauge carico al massimo, e credo che sia abbastanza buono. Mentre invece l'arma di Tifa, che fortunatamente è buona, perché se veramente, come ho letto su Discord, se avessero cannato Tifa, qua probabilmente l'anniversario staremmo parlando di altro, perché staremmo parlando letteralmente di altro. Abbiamo fondamentalmente un Boost Attack Magic All come Refined, e poi un Boost Magic Ability come diciamo seconda abilità personale, che non è male. Non è affatto male, il Magic Ability è comunque valida, tra l'altro questa utilizzata su un DPS magico che ha la possibilità di maxare l'attacco magico è veramente veramente buono. Ma quello che dobbiamo attenzionare è ciò che riesce a fare l'arma, perché abbiamo di base un 600% di danno non elementale magico, ovviamente. Inoltre, così come Cloud, quando viene utilizzata per la prima volta, Haste viene applicata a se stesso. Quindi anche come Cloud, qui abbiamo un Haste che viene applicata a Tifa, che dura 20 secondi. Inoltre, l'attacco magico viene incrementato in potenza mid a tutti gli alleati. Questa era una delle cose che speravo fondamentalmente potesse fare Tifa. Speravo in realtà in tre cose, se proprio devo essere onesto, perché speravo o nell'attacco con aumento attacco magico,
o con attacco, aumento e difesa fisica, oppure con attacco e magari riduzione della difesa fisica in contemporanea. Oh, scusatemi, della difesa fisica o magica in contemporanea. Mi sta benissimo, mi va benissimo il fatto che lei possa fare appunto e possa incrementare l'attacco magico per tutti. Mi sta veramente bene. Mi sta veramente, veramente bene. Proprio mi sta veramente bene. Quindi è veramente un ottimo risultato. Anche perché abbiamo un mid di base. Poi abbiamo addirittura un mid col max potencies high a 6 stelle rosse. E scusatemi, al sesto overboost. E il danno passa a 1000. E invece a 10, ad overboost 10, abbiamo praticamente il danno che passa a 1100. Però purtroppo l'attacco magico viene sempre incrementato mid-high. Quindi diciamo che la grossa differenza tra OB6 e OB10 è semplicemente 100% di danno in più per quanto riguarda la percentuale d'attacco e il fatto che il nostro buff duri un po' di più. Sia haste, che dura 30 secondi anziché 25, e poi il nostro magic attack up dura 25 secondi anziché 20. È un po' particolare questa scelta, perché l'overboost 6 e l'overboost 10, non so, sembra quasi, non dico uno spreco, però non hanno migliorato tanto quest'arma. Sinceramente parlando, mi sarei accontentato del 1100 di danno, però con il Magic Attack portato direttamente ad Aig, sinceramente parlando. Oppure lasciare il potencies in mid con high dell'attacco magico, però il danno portamelo almeno a 1300-1400, che sarebbe tecnicamente la stessa percentuale che abbiamo avuto già anche con altre armi. È vero che tu comunque è praticamente un 2 in 1, perché praticamente questa è un'arma 2 in 1, perché facciamo danni, prendiamo haste e incrementiamo ovviamente l'attacco dei nostri diciamo personaggi. Però non lo so, forse avrei preferito appunto un po' più di danno, però ragazzi è comunque un'arma eccezionale. Non qui stiamo semplicemente cercando il pelo nell'uovo, ma è un'arma eccezionale. Per quanto riguarda invece le support abilities, abbiamo ovviamente attacco magico e sigillo X. Quindi molto semplice, molto standard, senza tanti fronzoli, senza tanti giri di parole. Queste sono support abilities che comunque sia sono molto molto buone. Mentre invece per quanto riguarda Kite Sith, dobbiamo andare a vedere anche l'arma di Kite Sith, che come era riportato ovviamente, come avevo già anche sottolineato su Discord, avremo la possibilità di trovare anche l'arma di Sephiroth, solo che le percentuali saranno decisamente più basse, ovvero dello 0.01%, quindi ancora più basse rispetto a prima. Però è possibile trovare anche l'ultimate di Sephiroth, ma qui avremo il rate up, diciamo l'ultimate di Kite Sith, e al tempo stesso tutte le gemme che otterremo da questo banner potranno essere convertite in Mako Gems per prendere magari l'ultimate di Sephiroth per chi ancora non è riuscito ad ottenerla. Quindi questo è un banner molto buono, perché ci consente praticamente di poter ottenere due leggendarie nello stesso banner, e ci consente praticamente di poter sfruttare nell'eventualità le gemme accumulate qui per prendere quella di Sephiroth. Andiamo a vedere invece Kite Sith. Andiamo a vedere l'arma di Kite Sith. Quindi ritorniamo di qua, scendiamo. E come vi stavo dicendo, appunto, c'è la possibilità anche di trovare Sephiroth, ma ovviamente in quantità ridotta. Eccola qua. Kite Sith, con la nuova arma che HP Shout, che sblocca l'attacco Heavenly Cheer, che è praticamente l'arma che avevo già predetto, cioè fondamentalmente l'avevo predetta quest'arma. Infatti 1000% di danno fisico e magico sul diciamo sul single target, e inoltre haste viene applicato a tutto quanto il gruppo, che dura 20 secondi e per ricaricare ci vogliono altri 60 secondi.
Buff debuff extension per quanto riguarda la refined ability principale e interruption ATB boost invece come secondaria, come quella di Sephiroth. Quindi quando si brecca l'avversario si avrà la possibilità di fare più danni durante la sequenza di break. Ecco, stessa identica cosa, però ovviamente haste che viene applicato praticamente a tutti. Ero convintissimo che l'ultimate di Kite Sith sarebbe stata questa. Perché comunque Kite Sith in generale, sia nel gioco di base di Final Fantasy VII, ma ovviamente anche dei suoi pregressi di Opera Omnia, mi ha sempre dato comunque quei vibes di essere quel supporto, no? Che suona la trombetta da guerra e quindi carica fondamentalmente i suoi alleati, e diciamo che il gioco l'ha sempre interpretato in questo modo. Ed effettivamente anche in questo caso la sua ultimate fa esattamente questo, quindi carica diciamo tutti quanti i suoi compagni e consente successivamente di poter avere haste addirittura per 20 secondi con estensione nell'eventualità di altri 20 secondi, ma dato che la carica è 60 secondi ogni volta non sarà così semplice. Kite potrebbe essere una bella aggiunta in realtà, solo che sfruttare Kite non so quanto possa essere comodo, perché lui comunque non ha un kit completamente da support, cioè è un support però non inteso come curatore fondamentalmente, quindi sarebbe stato carino sfruttarlo possibilmente. Non lo so, se avesse avuto comunque un kit di cura e quindi mettere l'ultimate che dava haste e in più potersi curare, però lui purtroppo questa cosa non la fa. Quindi per chi vuole in generale sfruttare Kite Sith potrebbe sfruttarlo comunque con la build critica non elementale, però quella build è comunque una build fisica e quindi non avrà probabilmente lo stesso impatto che potrà avere una qualsiasi build magica, quindi va bene così. Però è una bella arma, soprattutto per questo haste che riesce a dare praticamente a tutto il party, addirittura per due volte, perché gli utilizzi delle ultimate in, diciamo, in limited, o comunque che è possibile ottenere tramite pool, praticamente hanno due utilizzi al posto delle free to play che hanno soltanto un utilizzo. Quindi è già interessante questa cosa. Ma comunque, va bene così. Detto ciò, io direi che non c'è nient'altro da dire per questo banner. È comunque un ottimo banner, aiuterà tantissimo soprattutto nelle guild battle, quindi ovviamente sappiate voi quello che volete fare. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile. Buona fortuna per le pool, buona fortuna per le guild battle e noi come sempre ci becchiamo alla prossima.